Bentornati su My Personal Trainer TV. Oggi trattiamo la menta. La menta, menta perpiperita, fa parte della famiglia del labiate, la parte utilizzata, le foglie. Al suo interno troviamo uno 0,5 fino a un 4% di olio essenziale, caratteristico appunto il mentolo, il mento furano che ne determina anche il sapore, e da un 6-12% di tannini, oltre appunto che flavonoidi. La menta è una pianta perenne erbacea, arriva più o meno fino a 60 cm d'altezza, ha il fusto quadrangolare eretto di colore scuro. Le foglie sono opposte, oblunghe, dentate, lunghe fino a circa 3-9 cm, con nervatura pennata e, nelle qualità più pregiate, striata di violetto. I fiori sono piuttosto piccoli, con corolla in buttiforme e quattro lobi, di cui uno solo un poco più grande, riuniti in spiccato terminali. Emana il tipico profumo anche quando gli si passa tranquillamente vicino. La droga è fornita appunto dalle foglie essiccate e anche a volte dalle sommità fiorite raccolte tra giugno e agosto, quindi al momento della fioritura, nelle ore meno calde da cui appunto si estrae la nota essenza di menta. La menta viene da sempre utilizzata per i disturbi a livello dell'apparato gastrointestinale, per cui nelle difficoltà digestive o semplicemente con attività antispasmodica, quindi contro appunto gli spasmi della muscolatura liscia dell'intestino, carminative, per cui aiutano anche contro i gas intestinali, stomachi che vanno ad aumentare appunto l'attività dei succhi gastrici, coleretiche, quindi aiutano in genere la digestione. Ha anche attività come blando analgesico. Ovviamente l'olio essenziale ha attività come antinfiammatorio, antibatterico, quindi un antisettico disinfettante, e data sulla pelle dà anche un effetto fresco e analgesico locale. Molto spesso lo si trova anche, per esempio, nelle creme per le gambe stanche, oltre alla vite rossa e similari, lo si dà proprio per l'effetto immediato di freschezza che emana. Non è mai consigliato in gravidanza e allattamento, ovviamente bisogna stare attenti nelle persone che già soffrono di problemi gastrici, per cui hanno dei problemi magari di ulcere, anche di ernie iatali, perché può aumentare le secrezioni gastriche e quindi andare a peggiorare un po' la situazione. Attenzione anche in caso di calcoli biliari o nefriti. L'olio essenziale può essere irritante, come ovviamente tutti gli oli essenziali, per cui utilizzare sempre poche gocce ed eventualmente, se la pelle è già irritata, evitarne l'utilizzo. La menta si trova comunemente in integratori, in compresse o capsule, per cui una compressina o capsula anche 2 volte al giorno può essere presa tranquillamente dopo il pasto, va benissimo, aiuta tranquillamente la digestione. Si trova sempre in tintura madre, un 35-40 gocce sempre dopo i pasti può andare bene per sempre aiutare la digestione, evitare gonfiori addominali. Appunto, come dicevo prima, la si può trovare in gel, in pomate, in spray, molto spesso anche in spray per la gola, la si trova sia perché dà un effetto anestetizzante, da gusto e anche appunto antibatterico, spesso ovviamente associate ad altre piante, quali propoli o simili, e ovviamente in taglio tisana. Questo è un esempio di integratore dove troviamo la menta perpiperita, l'anice che è sempre un digestivo, il cumino che va a dare una mano come depurativo a livello del fegato e della bile, e il coriandolo è sempre un depurativo. Aumentano quindi la digestione, la favoriscono, inoltre si trova al suo interno il finocchio che va a diminuire anche i gonfiori addominali, per cui anche in caso di coliti o comunque difficoltà digestive diminuisce anche questo ulteriore fastidio. Questa è una confezione da 84 tavolette, abbiamo appunto descritto che va bene per i vegetariani, non contiene glutine, non contiene lievito, che sono delle ulteriori diciamo, garanzie per chi lo può utilizzare, e in questo caso 3 tavolette da deglutire con l'acqua anche 2-3 volte al giorno. Io consiglio sempre una tavoletta per 3 volte al giorno, può essere più che sufficiente, tranne appunto nei casi un pochino più gravi, ma già questa dose può andare molto bene. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto qui a My Personal Trainer TV.